In quel tempo uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?» E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia, perché, anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede». Poi disse loro una parabola. La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: «Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti?» «Farò così», disse: «Demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni. Riposati, mangia, bevi e divertiti». Ma Dio gli disse: «Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio». Il giglio e l'uccello, i gioiosi maestri di gioia, sono la gioia stessa perché sono incondizionatamente gioiosi. Colui, infatti, la cui gioia dipende da determinate condizioni, non è la gioia stessa. La sua gioia è nelle condizioni, è condizionata da esse. Questo bellissimo stralcio, preso dal libro Il giglio nel campo e l'uccello del cielo di Kierkegaard, dice una verità filosofica e spirituale profondissima. La vera gioia non è necessitata, cioè non dipende da condizioni umane. La gioia è estremamente libera, non è necessitata, è incondizionata, è puro dono. La sua causa affonda nel mistero di Dio. E di certo la gioia non è condizionata da beni materiali. Il grande inganno è far credere che se tu appaghi i tuoi bisogni, allora sarai felice. Ma questo è un bluff. Ricordate il film Il lupo di Wall Street di Martin Scorsese? Andiamoci a riascoltare la scena della penna. Ma fagli vedere come si fa. Forza, vendimi la penna. Guardate. Ma devo vendere questa penna? Sì, dai, fammi vedere. Questa penna. Lui vende tutto. Mi faresti un favore? Scrivi il tuo nome su questo tovagliolo. Non ho la penna. Eccola, basta che domani, no? Avete visto? Ha creato un bisogno. Li portate a voler comprare le azioni, li convincete che ne hanno bisogno, capite che voglio dire? Il mercato vive di questa illusione. Sarai più felice con l'ultima versione dell'iPhone. E così interminabili file davanti agli Apple Store per pagare a fior di euro l'ultimo modello. Ma non pensiate che queste illusioni siano solo materialiste. Anzi, quando diventano spiritualiste, è quasi peggio. File incredibili nei santuari che vanno di moda e più nessuno nella povera chiesina sotto casa. Gesù ci ammonisce: tenetevi lontano da ogni cupidigia, cioè dalla tentazione di riempirsi di cose e di affetti, perché non solo non troverai la gioia, ma perderai la vita stessa. Dice Gesù: la vita non dipende dai beni che accumuli.